I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina hanno accolto il comandante provinciale Rosa Deliseo, che a poche settimane dal suo arrivo alla guida del distaccamento provinciale è ora impegnata nel tour delle sedi per conoscere i suoi uomini e per capire quali sono le necessità intorno al quale creare poi un programma di interventi mirato a potenziare l'azione dei vigili del fuoco sul territorio. Nel nostro tipo di lavoro, che è un lavoro di squadra, il rapporto umano e la conoscenza del personale per me sono una priorità assoluta. La provincia è una provincia complessa, soprattutto in questo periodo, nel periodo estivo, e avrei bisogno sicuramente del doppio del personale che attualmente ho. I distaccamenti sono tra loro molto lontani, abbiamo adesso in prospettiva anche l'apertura di un prossimo distaccamento ad Agropoli per cercare di coprire quanto più possibile la zona sud della provincia. L'area nord è abbastanza coperta, quella sud finora è ancora rimasta, diciamo, al periodo degli anni 80, quando a seguito del terremoto furono aperte alcune sedi territoriali dei Vigili del Fuoco, un territorio ovviamente molto diverso a seconda dell'area nella quale si interviene. Si va da un'area estremamente urbanizzata e più di tipo industriale, quale quella nord, a un'area invece molto più agricola, aperta e interessata ovviamente da un maggiore rischio degli incendi boschivi. Quindi anche l'obiettivo di diversificare i dispositivi di soccorso sul territorio in funzione dell'esigenza interventistica. Poi col tempo fare protocolli, convenzioni col territorio, con i vari enti, al fine di instaurare un progetto di interventistica sinergica. Io credo molto nella collaborazione tra le istituzioni. I Vigili del Fuoco rappresentano lo Stato, ma in quanto tale deve però interfacciarsi anche con gli altri enti. Comandante, voi oggi siete qui, incontrate i vostri uomini, qual è il messaggio che volete lanciare loro? Il messaggio che lancio a loro: lavoriamo insieme, lavoriamo bene, quindi qualsiasi problema mi troveranno sicuramente al loro fianco, ma io sono una persona molto esigente, nel senso che ho bisogno che gli uomini credano in me, mi diano fiducia e lavorino con me per ottenere dei buoni risultati. Siamo vicini alla popolazione, continueremo sempre a fare con il massimo impegno il nostro lavoro e ovviamente i cittadini dall'altro canto devono contribuire con noi con la prevenzione, perché devono tutelare in primis il loro territorio, quindi stare attenti agli incendi in questo periodo, prevenire il rischio anche nelle stesse attività sia agricole che industriali, attivando i procedimenti di prevenzione incendi, interfacciarsi con il comando anche per progetti tipo informazione, formazione sulla sicurezza. La porta del comando è aperta a nuove prospettive, a contributi che in qualsiasi modo possono migliorare la sicurezza. Il nostro utente è il cittadino, il nostro lavoro sarà quello di migliorare la sicurezza del cittadino.